Cara Daniela e cari amici del Centro Studi Grande Milano, una piccola riflessione politica sulla fase 2 che si sta aprendo e che avrà successo soltanto a una condizione, che noi si faccia tutti insieme i conti sino in fondo con la fase 1, innanzitutto con gli errori commessi a tutti i livelli, politici innanzitutto, istituzionali e anche personali, alla ricerca però della verità, che sola può aiutare a risolvere i problemi e non certo di capri espiatori da offrire a un'opinione pubblica disorientata e addolorata. La seconda questione, ancora più importante, è quella di fare i conti con il lascito umano di questi 2 mesi di sofferenza e di battaglia. Tanti morti, troppi, abbiamo avuto, un record mondiale, un dolore che oggi è un dolore privato, ma che dobbiamo fare in modo che diventi un dolore pubblico, perché quella che abbiamo perduto e stiamo perdendo è una intera generazione di milanesi molto importante nella nostra storia, una generazione che è stata testimone della ricostruzione di Milano, della sua crescita, ma è stata poi protagonista delle due grandi fasi di cambiamento che sono succedute, la prima negli anni Ottanta, a diventare capitale del terziario avanzato e la seconda nell'inizio di questo secolo per diventare capitale dell'economia della conoscenza. Non ci sono però soltanto i morti da ricordare, a questo capitale umano bisogna oggi aggiungere le testimonianze di abnegazione, di professionalità, di grande competenza, dedizione, persino di eroismo di tanti medici, primari, infermieri e addetti ai lavori di tutto il nostro sistema sanitario nazionale. È un patrimonio umano che sarebbe un errore gravissimo disperdere, una follia politica. Per evitarlo è necessario che il sistema, sia di opposizione che di governo e tutti noi, si lavori a mettere a punto immediatamente un grande progetto di ristrutturazione, di riconversione, di rafforzamento e diffusione del nostro sistema sanitario nazionale, così come è stato fatto nel 1973 da un grande ministro della sanità, da una donna, da una partigiana, da una cattolica, Tina Anselmi, che è l'autrice del sistema sanitario nazionale. Per questo ci vorrà molta volontà di cambiamento, molta intelligenza e Milano possiede queste due qualità in grande abbondanza. Ci vorranno anche molti soldi, ma queste risorse ci sono. Sono i 37 miliardi che il MES mette a disposizione dell'Italia a questo fine esclusivo, rifare il sistema sanitario nazionale. C'è chi pensa che questa condizione posta dall'Europa sia una violazione della nostra autonomia e della nostra sovranità. Io penso invece che questa è una grande opportunità, non che il popolo italiano offre all'Europa, ma che l'Europa offre al popolo italiano per rinascere. Cerchiamo di coglierla. Tanti saluti a tutti e a presto.